Bella ragazzi, qui XWill e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati nuovamente su GTA 5 online con il terzo video di oggi. E appunto, come vedete, siamo nella clubhouse. Quindi nel caso vi siete persi il video che è uscito prima di questo, appunto dove andavamo a comprare la clubhouse, andate a vederlo immediatamente. Comunque, allora, in questo video andremo a modificare la Western Nightblade. Quindi acquistiamo. Ok, si può mandare la clubhouse. Quindi la clubhouse conta automaticamente come garage. E sta cosa non la sapevo io, quindi aspettiamola qua. Ma allora io dentro il garage quante moto posso mettere? Ok, perfetto, è arrivata. Eccola qua. Io adesso ho ordinato anche altre moto. Eccola qua. Vabbè, però prima andiamo a modificare la Western Nightblade. Allora io vorrei capire una cosa, no? C'ho selezionata l'arma, però come faccio a colpire me mentre sono seduto in sella? Ah raga, guardate che animazione hanno messo. Se tipo vai più piano, lui si mette così sciallo con la mano sulla gamba. Stupendo raga, stupendo. Come moto, a dire il vero, non mi dispiace neanche, va parecchio. Perché io un po' di dubbio ce l'ho. Ma che Dai! Vabbè, l'ho portata qui allo Stando's Custom. Vediamo un attimo che diavolo succede. Ripara veicolo, armature. Allora, io spero si modificano qua. Mettiamo i freni. Allora, estetica, perfetto. Abbiamo le nuove modifiche. Cos'è? Prese d'aria coperte. Prese d'aria coperte livrea e prese d'aria scoperte. Mettiamo prese d'aria coperte livrea, tanto per vedere cos'è. Cos'è? Parafanghi? Asciabola. Ok, quella sulla ruota. Asciabola e sportivo. Mettiamo sportivo. Serbatoi, vediamo. Dov'è il serbatoio? Ok, là. Presa d'aria tripla. Phantom. Phantom e presa d'aria. E Phantom è presa d'aria tripla. Phantom è presa d'aria tripla. Motore, blocco motore. Ah ok, perfetto, mamma mia. Cromato, colore 2. Regolazione motore, vabbè, si parla della velocità e noi lo mettiamo al massimo. Filtri dell'aria, dove sono? Ok, lì sotto. Puntale stealth con filtro. Oh, mamma mia. Puntale cobra con filtro. Metto il cobra perché è troppo cattivo. Marmite, allora vediamo. Addirittura doppia marmitta, raga. E che cavolo è? Laterali cromate, laterali big bore. Laterali big bore cromate. Laterali big bore cromate. Ci vuole tanto. Livrea. Livrea, dov'è la livrea? Raga, ah, è qua la livrea. Mamma mia, però è piccolina. Strisce verdi da corsa. Ah, ok, mette solo le strisce, non l'ho capito. Ah, pettine, fiamme. Mamma mia, le fiamme. E io metto le fiamme, ragazzi. Metto le fiamme, anche se a pettine non mi dispiace, sapete. Però, raga, voglio le fiamme rosse oppure fiamme verdi. Facciamo una cosa, prima scegliamo il colore di tutto e poi mettiamo questo. Sono tentato a lasciarla nera perché, appunto, è una lama di notte, quindi la voglio nera. Oppure facciamo così, verde lime, in caso poi riproviamo. Allora, verde lime, colore principale, mettiamo verde lime. Nero, scusate. E la livrea la vado a mettere con le fiamme verdi. Ci sta. Ok, direi che ci sta parecchio. Mettiamo questa. Turbo, mettiamolo. Ruote. Allora, tipo di ruote. Ci dovrebbero essere nuove ruote. Vediamo se è vero. Ok, sì, perfetto. Queste qui sono nuove. Queste qui sono nuove. Razer, mamma mia. Allora, io vorrei mettere un attimo le Razer davanti e magari dietro, vedere un attimo. Dietro metto la ragnatela. Però, raga, me ne sto accorgendo solamente ora. Il cerchione costa 30.000 e una ladrata. Vabbè, colore cerchioni. Aspetta, verde lime. Oh mio Dio, raga, perfetto. Ci sta un botto, metto verde lime. Design pneumatici, gomme personalizzate. Che cambia, scusami. Ah, mette quella scrittina Atomic lì su piccolina. Aspetta, forse cambia anche qualcosa là, vedo. Ah, ok. Un pezzo in più tra la ruota e la targa, non so se lo vedete. E vabbè, a questo punto lo metto perché la ruota mi sembra più completa. Modifiche pneumatici, antiproiettile tutta la vita. Fumo. Ovviamente non posso che metterlo verde. E abbiamo finito qua le nostre modifiche. Usciamo con la nostra lama notturna. È venuta veramente una cosa epica. Io volevo fare tutto questo, però anziché farlo con il verde, volevo farlo con il blu. Cioè le fiamme non c'erano blu. Comunque sia, dai, bellissima. C'è una sterzata, guardate, bomba, mamma mia. È una bella moto, guardate un po'.
Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre fatemi sapere cosa ne pensate della mia nuova Nightblade. Secondo me è veramente una figata assurda. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e se l'avete comprata. Mi raccomando, superiamo assolutamente i 40 like per questa bestiaccia dietro di me. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook e dal profilo Instagram, trovate il link qua sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale per i nuovi video. Qua da XWill è tutto. Bella raga! Bellissimo. Almeno uno passa del tempo all'interno di questi clubhouse. Guarda lì che figo il tetto. Cioè, mi piace. Mi piace veramente tantissimo il modo in come è strutturato il tutto. Qui abbiamo una TV. E regà, alt, alt. Questa TV, se non sbaglio, non...